Vi è un cielo blu, sgombro dalle nubi, il sole della timida primavera, i fiori appena sbocciati, ad accompagnare quell'ultimo abbraccio che Piacenza non è riuscita a dare a tutti i suoi figli che se ne sono andati soli in un letto d'ospedale, portati via da un nemico invisibile. Sono trascorsi ormai 3 anni dal momento più buio della pandemia, quello del suono delle sirene, dei pianti strozzati in gola, dei parenti di chi non ce l'ha fatta. Oggi, giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, nel giardino di vita in strada dell'Orsina, Piacenza, attraverso i rappresentanti delle istituzioni, forze dell'ordine, sanitari e volontari che in quei mesi sono stati in prima linea, ha onorato il ricordo dei suoi concittadini che non ci sono più, ma che continuano a vivere dentro di noi. E credo sia uno dei pericoli più frequenti oggi vivere da smemorati, cioè da vivere senza recuperare il valore e il senso di quello che abbiamo vissuto, come a dire, se non dimentichiamo abbiamo la possibilità di recuperare sempre le risorse necessarie per poter vivere qualunque situazione. È giusto ricordare quello che è stato nella consapevolezza che anche tutto questo non ridarà ovviamente le persone care, però è il modo per dare la vicinanza ai nostri concittadini, alle famiglie che purtroppo hanno perso un loro caro. Ancora vivo il ricordo di chi quei mesi li ha vissuti in prima linea. Noi abbiamo avuto una delle tante vittime del Covid di Piacenza, perché un nostro volontario Antonio è proprio mancato nei primissimi giorni della pandemia. Un grazie ai tanti che hanno anche sopportato una situazione che sembrava all'epoca veramente complicatissima da gestire. Io ho un ricordo incredibile, tristemente incredibile, di mattinate infernali con dei numeri di servizio che mai avevamo visto. Sono stati momenti in cui abbiamo dovuto mettere in campo un qualcosa che non c'era e veramente io non potrò mai smettere di ringraziare i nostri volontari, ma anche i nostri dipendenti, tutte le persone e anche la popolazione che ci è stata vicina. La pandemia ormai è alle spalle, questo anche grazie alla scienza. Una riflessione che invito a fare a tutti è che coloro che sono stati eroi 3 anni fa oggi sono indagati, e quindi questa è una riflessione amara che non posso non esprimere.